la Festa del Mare a Taranto, le novità dell'edizione 2014? Ma le novità sono tante, non è solo la Festa del Mare, ma sono una serie di iniziative che Taranto ha voluto mettere in evidenza, ma non solo Taranto, perché a questa festa partecipa anche altre province, partecipa anche Grottaglie, partecipa anche Manduria, ed è una festa che principalmente, oppure sono una serie di eventi che evidenziano fortemente la necessità di dover valorizzare un territorio che probabilmente fino a poco tempo fa è stato poco evidenziato. C'è la necessità di ritornare ai vecchi mestieri, alle vecchie tradizioni e sicuramente al vecchio sistema economico che ha sempre portato grande lustro anche alla città di Taranto, e quindi per fare questo abbiamo necessità appunto di trasferire a chiunque ha desiderio di venire a visitare queste giornate che cosa c'è a Taranto e che cosa si può fare nella città di Taranto. Quindi noi abbiamo voluto tranquillamente supportare questa iniziativa, perché all'interno di queste giornate abbiamo anche inserito l'utilizzo dei prodotti che hanno il marchio di qualità di Puglia, una certificazione che permette di garantire la qualità e la tracciabilità alimentare e che sicuramente può aiutare il sistema economico delle nostre aziende e dei nostri agricoltori. L'enogastronomia anche come locomotiva del flusso turistico? Ma sicuramente sì, lo abbiamo dimostrato negli scorsi anni anche con altre iniziative. Vedete, soprattutto durante il periodo estivo si organizzano tantissimi eventi e si legano questi eventi tutti con il comparto enogastronomico, arte, cultura, cinema. Qualsiasi cosa si unisce all'enogastronomia, perché è un elemento di grande attrattività in questo settore dell'enogastronomia, il piacere del palato e della gola, e qui lo stiamo vivendo anche in occasione del Vinitaly, quanta gente è interessata ai nostri vini, e questo interessamento viene anche dal fatto che si organizzano eventi come questo del simposio, nel quale evento ai turisti si fa conoscere i nostri prodotti, e quindi poi c'è un ulteriore interesse anche in altri momenti. L'enogastronomia è fondamentale per il sistema economico generale della nostra Puglia.